Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo a New York, a Manhattan, siamo però in un angolo di Napoli, qui su West Houston Street. Siamo alla pizzeria Songhe Napoli, dove potrete ovviamente, oltre a degustare un'ottima pizza con forno a legna, pizza veramente napoletana, anche provare la tradizionale cucina partenopea. Alle mie spalle potete vedere anche l'arredamento e l'abbigliamento tipico di chi napoletano è emigrato a New York, e io direi di farci subito una chiacchierata con il titolare. Giovanni Iovine, detto Juan, come potete vedere sul retro della maglia, una maglia molto particolare, perché vedere a New York questa maglia a buitoni con questo simbolo non ha prezzo. Allora, Giovanni, siamo a Songhe Napoli, West Houston Street, siamo qui in un contesto molto partenopeo nel cuore di Manhattan. Tantissimo partenopeo, tutti i prodotti italiani. Molti napoletani ovviamente, mozzarella, fior di latte, tutto campano, Donnarumma, Pinolo del Vesuvio, datterino siciliano, olio siciliano, quindi tutta roba che viene dall'Italia. E poi c'è la mano napoletana. Allora, noi oggi siamo venuti qui, qui c'è una pizza spettacolare, ma noi siamo andati addirittura oltre, perché per testare la napoletanità degli Iovine abbiamo scelto di assaggiare, o meglio ci hanno proposto di assaggiare, il piatto di pasta e patate, pasta e patane azzeccate caprovola, che è difficile da spiegare anche magari agli americani. Allora, vedete Alfonso che sta degustando, dopo gli chiederemo anche un parere. Io, Giovanni, ti vorrei chiedere, questo è un piatto proprio tipico della tradizione napoletana, come sono i gusti degli americani qui? Perché qui verranno sicuramente molti turisti italiani, napoletani, ma anche tanti americani a mangiare. Sì, comunque l'americano man mano sta capendo i nostri prodotti campani, quindi noi facciamo una genovese e qui la genovese va tantissimo, gnocchi alla sorrentina, la polpetta, sai, le cose classiche napoletane comunque, rispondono bene. Rispondono bene, è bella anche ovviamente, è bello l'ambient, lo abbiamo visto, vedete le immagini nel corso di questo servizio, c'è un, più che arredamento, un abbigliamento, sembra quasi un negozio. Sì, quartieri spagnoli, sai, con tutti i panni appesi. Esatto, infatti, ha proprio questa caratteristica. E naturalmente poi abbiamo visto il forno a legna e naturalmente piatto forte è la pizza. La pizza, sì, la pizza, ovviamente la pizza. La pizza rigorosamente napoletana, non stile americano. Quindi è una pizza napoletana proprio qua. Allora, io ti voglio chiedere una cosa che noi promuoviamo molto, il Glocal. Ti vorrei chiedere un invito a tutti gli amici che ci guardano a venire qui, un invito in napoletano e in inglese, se lo riusciamo a fare. Comunque, diamo proprio il senso di appartenenza, invitiamo gli amici a venire qua. Qui è veramente una casa di Napoli. Ragazzi, noi stiamo qua a 146 West Houston, veniteci a trovare, qui vi troverete a Napoli. E per tutti gli americani, io non parlo bene l'inglese, però... Come here for Songhe Napoli.
Alfonso, allora, stai mangiando la pasta e patate qui a Songhe Naples? No, guardate, veramente una cosa eccezionale, veramente mangiare la pasta a New York non l'apprezzo. Qualcosa di eccezionale, ragazzi, quindi vi invitiamo tutti noi a venire da Songhe Naples. Cioè, voglio dire una cosa, no? Voglio... Allora, certo sì. No, dico, il papà di lui era molto disseguro, perché è una famiglia. Allora, che stai dicendo? Che sta scritto? Sta scritto Insigne, sta sulla foglia per Insigne, però quando l'ho vista mi ha emozionato, perché poi automaticamente Insigne, capito? Cioè, guardi, bello e buono, quindi va che danno un negozio rapido da Nike, bello e buono, quindi no, Insigne. Allora, ma dove come mai sta cosa? Ma come mai sta cosa? Ma dove sta? New York? Beh, che si sta giornale? Però, cioè, capitano, qua si parla di Insigne, guardi. Quindi si vede che Insigne sta facendo un bel lavoro. Mamma mia, che cavolo. Sì, ma allora sto locale com'è nato questo locale? Questo locale è nato pazziano. Poi io e mia moglie ci siamo messi insieme con mio fratello e abbiamo creato questo brand, Songhe Naples. Songhe Naples cosa significa? Gli americani dicono musica di Napoli. Musica di Napoli, grande casa, canto, se ballo. E poi io sono di Napoli, quindi cosa voglio portare all'estero? La nostra autenticità, voglio a essere, piace essere me stesso. Io quando parlo che viene parlo napoletano, bello, il nostro dialetto è una lingua, quindi automaticamente perché avere vergogna? No, che cazzo mai c'è l'altro? Magari parlo un capo, ma niente, non essere capo, però io sono autentico. Però abbiamo sangue. Abbiamo visto pure che ne so arrivare, ma sicuro è Bobo Vieri che canta Napoli, Diego qua dentro. Bobo Vieri è un grande, lo stimo tanto, proprio tanto. E poi penso che ce ne sia. Ma come lui no, questo è per dire come anche l'italiano viene apprezzato. Sì, ieri Clementino ha fatto veramente dei complimenti. Fa piacere perché comunque veramente questo è un angolo di Napoli. Abbiamo visto che piace agli italiani che vengono, l'abbiamo visto che siamo stati qui un po' di tempo, abbiamo visto poco ieri che è passato, ma anche agli americani. Ma che mangiano gli americani? Che io mangio, non loro non mai capiscono tutto. Ciao bello, buongiorno, aiuto a posto. What's up, man? Bello. Ciao frate. Ah, sta buttando. Ah, si conosce? Hai visto? No, secondo te cadì. Sono che Napoli si guarda là, dì, guarda qua, magari pare Maria De Filippo, mamma mia, guarda, rapida posta. Ragazzi, a volte per questo lo sai che significa, secondo me, che una te fa sempre bene, perché noi come Rossi poi diventa così piccolo, quindi lasciamo sempre del bene. Sempre con il cuore. Senti, ma ieri a proposito metto Clementino, ma cosa avete fatto? Una bella iniziativa, raccontacela. Clementino, ma già, io stavo qui facendo. Che stavi facendo? C'era una cosa, manifestazione di pizze, insomma, organizzata da Scott, un ragazzo americano che è bravissimo, lui fa comunque tutto beneficenza, così è. Giorno! Niente. Guardate che non ci sei piccato, Clementina, se no facevo fare pezzi suoi, che lui è ogni tanto. Lo sai che piace molto agli americani? Però ecco, mi piaceva spiegare bene la manifestazione di ieri, è vero che la beneficenza non si fa e non si fa, però ho visto che vi siete uniti, tre pizzerie avete fatto le. No, quale tre pizzerie? Erano 50 pizzerie. Ah sì? Americana, napoletana, misto, perché comunque per l'unione questo anche, non è che non deve solamente avere il big. Deve avere anche insomma. Questo anche perché Napoli è l'American style, Chicago style, tutto insieme ragazzi, è l'unione che fa la forza. Si piace aiutando fra di noi, è credo di capo, allora arriviamo a nessuna parte. Anzi, no, sai dove arriviamo? In un bel posto, lo faccio vedere, voglio venire un momento. Andiamo. Venite con me, vi porto in un bel posto. Perché io voglio far capire alla gente che non è napoletano, non è verica, maschi, fa macchina, noi siamo sportivi. È vero? È vero che noi siamo sportivi? Dì. Tu dici che non sono sportivo. Ah, abbiamo anche il Juventus Museum. Non male, perché comunque poi figurati. Che sia Coppa UEFA. Anche se è tutto, insomma, capi? Che sia, voglio. Così mi voglio, cioè, alla fine semplice. Non può non dire che non sono sportivo perché ne esiste proprio.
come si sente. Visto qua il sotto di mano. Ma la canta ma che hai detto il cadì, ma... Senti, quindi stiamo facendo questo, raccontaci un po', allora ma adesso il Napoli, cioè quindi quanto ci sta di Napoli l'abbiamo detto? Ciao, voglio un buona giornata. Quanto ci sta di New York, pure l'abbiamo detto, sì, ma sì. Alla fine sono di Napoli, quindi mi fa un invito, noi diciamo lanciamo molto in blog, lanciamo molto in blog, capite, in inglese, se quindi vuoi... fai un invito. Allora, a volte, sai così, quando uno va all'estero, giustamente deve mangiare pure altri tipi di cucina, perché uno viene in America, che si può mangiare sempre la pizza e cose, giustamente, ma l'hamburger, le cose, steak, questo e quella, la pelle carne. Però, quando sentite voi la mancanza, e allora venite a Tucson che Napoli, voglio, vi faccio sentire a Napoli. Perché, dopo che parlo all'immigration, non la fa, qui c'è la tua passaporto, li metto lì e mi dice benvenuti a Napoli, e presentato me, voglio, vai già dici. Quando venite a New York, 146 West Houston Street, Songhe Napoli. Perfetto, bagnolini, tutti, oramai tutti made in Naples, cadendo, vai giù, tutto made in Naples, tutto made in Naples. Perché? Uno dice perché? Perché noi dobbiamo sempre pubblicizzare la nostra terra. Perché tanto è l'ora, perché tanto è l'ora, terra dei fuochi e basta, blada magnata l'Italia, perché sono Napoli, perché non vogliono parlare delle altre città. Quindi io... sempre ma di me, posso aiutare, dalle magliette, ai cartoni, ai contenitori. Ma guarda questo che fa, Ciro, te lo ricordo. No, guardate un po' quello, cioè. Il coperchio lo tagli molto semplicemente in questo modo qua. La pizza la tagli dentro e dal coperchio ti ricavi praticamente il portatrancia, così non ti sporchi, non ti sporchi e non consumi cos'altro. E salvi l'ambiente perché non usi di nessuno. Ti aiuti a mangiare il trancio o lo passi all'amico? E io mangio guarda, se devi fare il dog bag abbassi le alette laterali in questo modo qua e con lo stesso contenitore fai praticamente il secondo. Guardate qua la funzionalità che ha questo contenitore, sì. Ma che stiamo parlando? Vai giù. E il logo di Cino resta nelle case della gente. Ah, bellissimo. Ma che se è un quadro? Un quadro. Quindi la pizza rimane più calda 34 minuti più a lungo, poi vabbè, bellissimo, mi piace, sai, voglio fare qualche fotografia che si mastica. Vai giù, a che mun è mun, la pizza si mangia sempre a portafoglia, mamma mia, la gente dice ma poi non si fa, e come le porta a me? E vanno sulla mano. Buonissima. Voglio Songhe Napoli. Venitemi a trovare ragazzi, vi aspetto in tanti. Songhe Napoli 146 West Austin Street. La pizza a portafoglio. Oh, vai giù un cassapopone, grande! Allora, vai giù un cassapopone! Poi dici che non venga magliettato il popone! In Napoli sempre nel cuore, ma magliette e popo verde si deve avere. Popo, qua c'è un grande autografo. Non è andato qui. Come è andato qui? Sai che fa? Ci devo fare un regalo a mio amico. Bobby! Songhe Napoli? Songhe Napoli? Oh, ok, use your hand, Chuck! Wow, grande Bobby! Così? Ma tutto attaccato, Bobo! Sei grande, Bobby! Ma poi veramente, visto che lui è l'interista proprio spiegatato di Napoli, però di questo qua? Sì, sono io! Si vede? Ho mangiato spaghetti con le panatelle, un po' veramente, Vincenzo ne ha... Si chiama? Vincenzo... Vincenzo...
Ovino, il nostro carissimo amico Poco. Sentivo l'antegocino, bombo. Vai.